ci ritroviamo in compagnia di Leo Gasman. Ciao, ben trovato. Grazie raga, piacere. Bullo Man, questo spettacolo che andrà in scena questo sabato, tanti mesi di preparazione. Ora che siamo arrivati alla partenza, quali sono gli elementi, le caratteristiche che ti rendono più orgoglioso di far parte di questo cast? Mi rende orgoglioso il fatto comunque che ci siano ancora delle persone che vogliono fare qualcosa che vada oltre al semplice vivere la propria vita, ma nel voler aiutare il prossimo. Sono onorato di aver fatto questo progetto insieme a tante altre persone capaci, ma soprattutto capaci di poter far del bene al prossimo. Credo che sia un dovere di tutti noi poter contribuire a cause giuste come questa per far sì che determinate cose smettano di esistere nel minor tempo possibile. Anche perché il bullismo è un fenomeno sempre più allarmante e a tratti incomprensibile, soprattutto in una società emancipata come la nostra. Tu sei riuscito a dare delle risposte anche con questo spettacolo, avendo a che fare appunto con l'associazione, sul come mai, sul perché possa esistere oggi una cosa del genere? Beh, il bullismo nasce comunque dalla paura di ciò che non si conosce, come tutti gli stereotipi, tutti i problemi che abbiamo nella nostra società, come il razzismo, la xenofobia, credo che nascano comunque dalla paura di ciò che non conosci e quindi dalla voglia di voler sfogare le proprie paure per ferire qualcosa che ci è estraneo, no? Credo che comunque la non conoscenza porti alla paura e quindi alla voglia di distruggere ciò che hai davanti. Poi ovviamente quando si parla di bullismo negli ultimi anni si deve parlare più specificatamente di cyberbullismo, che è quello che ha aumentato di più, però credo che proprio questo spettacolo, eventi come questo spettacolo o comunque anche quello che fa il Centro Nazionale contro il Bullismo, ovvero andare a fare seminari in giro per scuole per raccontare che cosa sia effettivamente il bullismo e cosa comporta questo evento, sicuramente è un passo in più in avanti per far sì che appunto il bullismo possa essere in un certo senso rinchiuso all'interno di una piccola cerchia per far sì che poi un giorno possa cessare. Un messaggio lanciato ai giovani dai giovani, credi abbia maggiore empatia e maggiore rilevanza rispetto a quanto possa fare magari o dire possano fare o dire le generazioni precedenti? Ma sì, guarda, allora, le nuove generazioni, sicuramente i ragazzi colpiscono sempre molto di più se dicono o fanno qualcosa, ovviamente per una questione di immagine, ma soprattutto anche di, secondo me, sensibilità, nel senso che poi dipende anche da come viene raccontata una determinata cosa. Ovviamente questo è uno spettacolo che se non lo facessero i ragazzi sarebbe abbastanza bizzarro, perché insomma è uno spettacolo abbastanza giovanile. Come approccio, però credo che ognuno debba avere la possibilità di poter portare il proprio messaggio, esprimerlo senza appunto limiti di età, però sì, sicuramente un ragazzo essendo legato comunque al modo in cui i ragazzi oggi vivono la vita, sicuramente ha una sensibilità diversa nell'esprimere un concetto, perché è sicuramente una tematica più vicina a lui o a lei. Una sensibilità che mi ha fatto venire in mente La mia libertà, che è un titolo che in qualche modo conosci molto bene, è il singolo attualmente in rotazione radiofonica che ti sta accompagnando. Sì. Quali sono i feedback, i messaggi che più ti hanno colpito da parte del tuo pubblico proprio su questo pezzo? Guarda, io sono stato in realtà... Ho ricevuto tanto affetto, ma soprattutto bellissime mail, bellissimi messaggi di persone che hanno trovato, che stanno trovando attraverso questo brano la possibilità di esprimere ciò che sono realmente, o comunque di comunicare alle proprie famiglie o alle proprie persone care appunto ciò che sono realmente. E questo mi rende molto felice. Recentemente una ragazza mi ha consegnato una lettera raccontandomi del fatto che ha trovato il coraggio di andare a studiare all'estero e fare ciò che la propria famiglia non voleva che facesse, ma trovare il coraggio di fare ciò che gli piaceva a lei per la prima volta nella vita, e ricevono vari messaggi di questo genere, e questa è la cosa veramente che
mi sta più a cuore perché io non faccio musica per le classifiche, ma lo faccio per arrivare alla maggior parte di persone, per poterle aiutare o comunque per farle stare vicino a me, per essere un fratello di queste persone o comunque una persona vicino a loro. Non farò mai musica né per denaro né per popolarità, ma lo farò sempre per portare dei messaggi positivi o comunque portare un po' di speranza, un po' di gioia, un po' di ottimismo nei cuori di queste persone che ogni giorno lottano per essere delle persone migliori. Senti, ma il videoclip quante ore di registrato e quanto tempo ci hai messo per metterle insieme? Erano una decina di ore di filmato VHS, quindi ho dovuto digitalizzare tutto, convertirle e costruire una storia intorno a queste immagini, però devo dire che è stata una cosa molto emozionante, è stato più un regalo che ho fatto a me stesso, perché mi sono rivissuto delle cose che non sapevo di avere, dei bellissimi eventi che ho vissuto, situazioni che ho vissuto, mi sono reso conto ancora di più di quanto io sia stato fortunato, e questa mia consapevolezza mi ha dato la forza di capire ancora di più quale sia la mia vocazione, ovvero quella di rendere il mondo un posto migliore o comunque di portare la mia fortuna in giro e cercare appunto di distribuirla a chi ne ha avuto di meno. Per concludere, Leo, prima parlavi della tua musica, che non è musica da classifiche, fai musica con un obiettivo e con un focus ben preciso. Sì. In che direzione sta andando la tua musica? Come la vedi da qui al breve e medio termine? La mia musica sta evolvendo tanto, più che altro per grazie a una curiosità, diciamo, che ho avuto negli ultimi anni del voler approfondire e andare oltre, diciamo, alla quantità. Ho preferito lavorare sulla qualità. Prossimo autunno uscirà un album al quale ho lavorato per 2 anni, che è un concept album improntato sul concetto di fiaba, e il messaggio principale è il ritorno al dialogo tra le generazioni, quindi ci saranno varie collaborazioni con artisti del passato e del presente, anche una collaborazione internazionale, in realtà 2 collaborazioni internazionali, e ci sarà una grande sperimentazione a livello musicale, una grande ricerca di me stesso, e quindi spero possa appunto arrivare ai cuori delle persone, ma soprattutto sono felice di aver lavorato a questo progetto con tante persone, perché poi quando io lavoro mi piace sempre coinvolgere persone emergenti o comunque persone che ancora non sono nel mondo della musica intorno a me, per dargli una possibilità, ma soprattutto per crescere insieme, perché credo che la musica sia fatta per questo. E parli come fosse un progetto corale, questo mi mette tanta curiosità. Sì, assolutamente. Quindi in bocca al lupo per la chiusura di questo progetto, ne parleremo. Mi hai messo curiosità. Grazie. Alla prossima, Leo, grazie. Grazie di cuore, grazie.